Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi dirò per me i pronostici che vi dovreste andare a giocare. Giocate casa, perché perderete sicuramente tutto. I miei pronostici per quanto riguarda la nuova giornata di Serie A. Detto questo, partiamo subito. Anzi no, prima devo fare due premesse. La prima è che questo video è in collaborazione con Breaking Bet, lascio il link in descrizione quando mi ricordo, speriamo di sì, ciao. E la seconda è che se siete minorenni evitate di giocare, perché non si può giocare se siete minorenni. Se invece avete 18 o più anni, giocate, ma regolatevi, perché sennò finite come Gianluigi e il barbone sotto casa mia. E non conviene, vi assicuro che non conviene. Detto questo, passiamo subito con i pronostici e passiamo ad analizzare Empoli. Anzi, ragazzi, vedo di sta cosa importantissima. Dopo questa settimana vi darò ben 4 pronostici a partita, cioè facile, medio, difficile e il risultato esatto. Che succede però? Che con facile, medio, difficile e risultato esatto, io dovrò prendere di tutte e 10 le partite almeno 8 facili. Almeno 8 facili su 10, 7 medie su 10, 6 difficili su 10. Che poi se è difficile su 10 è difficile, però ci proviamo. E poi almeno 2 risultati esatti su 10. Partiamo subito e partiamo da Empoli-Cagliari. Per me Empoli-Cagliari sarà una partita di quelle, a parte se gioca domenica e sabato alle 3, quindi veramente da tagliarsi le palle. Comunque sarà una partita veramente bloccata, triste, noiosa, come tutte le partite dell'Empoli. Anche se va a mettere di fronte il peggior attacco, quello dell'Empoli, e la peggior difesa, quindi non si sa chi vincerà. Per me comunque il Cagliari potrebbe far magari un golletto, ma prevede una partita molto bloccata. Per questo io vado a vedere la quota facile. Per me è under 3,5, che è quotato 1,30. La quota media è segna trasferta, quotato 1,35. Quello difficile è under 2,5, quotato 1,85. Risultato esatto: Empoli 0, Cagliari 1. Passiamo adesso alla seconda partita e passiamo a Milan-Atalanta. Milan-Atalanta per me, ragazzi, è una partita molto molto dubbiosa. I bookmakers provano a regalarci la quota dell'1 del Milan a un quasi 2, a quasi un raddoppio in singolo, quindi è molto buono. Io dubito che l'Atalanta riesca a fare il colpaccio a Milano, ma dubito anche che possa portare a casa dei punti. Penso che un golletto lo farà, però io penso che il Milan può vincere tranquillamente, motivo per cui vado a giocare. Per quanto riguarda l'opzione facile, 1x a quota 1,22, il medio over 1,5 a quota 1,30 e il difficile direttamente 1 per il Milan a quota 1,95. Il risultato esatto della partita per me sarà Milan 3, Atalanta 1. Detto questo, passiamo a Juventus-Roma. A me, ragazzi, mi dispiace molto dirlo, però io dubito che la Roma riesca a fare il colpaccio a Torino. Se andiamo a vedere, se non sbaglio, mi pare di aver sentito così, negli ultimi 10 anni la Roma, per quanto riguarda le partite di campionato, in casa della Juventus ha preso tipo 7 vittorie della Juventus, 2 pareggi e una vittoria della Roma, cioè una cosa veramente schiacciante. Io spero che non vada avanti così, comunque dubito, motivo per cui io andrei a giocarmi il facile, 1x per la Juventus, quota 1,20, media l'1 della Juventus a quota 1,75, quella difficile invece, che è una quota 4, segna gol Pjanic, sì, perché io penso, ragazzi, che Miralem Pjanic ci segnerà di sicuro, conoscendo anche gli storici degli ex della Roma, proprio il gol di Pjanic è una sicurezza. Passiamo adesso a Sassuolo-Inter. Sassuolo-Inter è una partita che ci ha abituato a grandi, grandi gol, sorprese, magie. I primi anni finiva sempre 7-0 per l'Inter, poi insomma abbiamo cominciato a capire come doveva andare. Sassuolo ha cominciato a girare qualche partita, ma sempre tanti gol si sono fatti, tranne l'anno scorso quando è finita 0-1, che se non sbaglio segnò tipo Berardi al 95esimo. Vabbè, comunque sempre tante emozioni ci ha regalato. Io penso che entrambe le squadre segneranno, ma non vado a giocarmi il gol perché non è, perché è abbastanza rischioso. Però penso che la partita possa verterà a favore dell'Inter. Comunque io vado a giocarmi la quota facile, che è 1,20, cioè l'over 1,5, media x2 quotata 1,30, infine la difficile direttamente l'over 2,5 della partita quotato 1,80. Penso che la partita finirà 1-3 per l'Inter. Chievo-Verona-Sampdoria. Chievo-Samp, molti l'hanno appellata come una partita da pareggio, ci potrebbe assolutamente stare. Io ho visto il Chievo che settimana scorsa ha vinto 0-2 a Palermo e non me l'aspettavo, ha raccolto i punti salvezzi importantissimi che gli servivano, e difficilmente in questa situazione, a questo punto della classifica, il Chievo si espone per vincere due partite consecutive. Più che altro quando riesce a vincere la prima, la seconda si tiene il punticino, fa così. Però ragazzi, io sono del parere che questo Chievo può battere la Sampdoria e prendere altri 3 punti importantissimi, motivo per cui sono andato a giocarmi la facile 1x quotato 1,33, la media over 1,5 quotato 1,40 e la difficile direttamente 1
1 per il Chievo Verona, quotato a 2,27. Il risultato esatto che vado a giocare fra Chievo e Sampdoria è 2-0 in favore dei clivensi. Passiamo adesso a Napoli-Torino. Qua ragazzi dubito che ci sia storia. Il Napoli per me distruggerà il Torino. Vedremo un match da molte reti. Napoli che comunque penso riuscirà a portare a casa i 3 punti senza troppi problemi, nonostante il Torino in questo momento è abbastanza buono, abbastanza forte. Abbiamo visto è riuscito a tenere testa alla Juventus quasi fino alla fine. Comunque però penso che il Napoli porterà a casa i 3 punti senza troppi problemi. Motivo per cui sono andato a giocarmi facile, uno secco quotato 1,50, medio over 2,5 quotato 1,60 e difficile 1 handicap, ovvero il Napoli vince con almeno 2 reti di scarto quotato 2,20. Il risultato esatto per me alla fine sarà il 4-1 per il Napoli. Passiamo invece a Pescara-Bologna. Il Pescara come sempre gioca bene ma non vince mai. Dubito che riesca a vincere stavolta, può darsi, ma dubito, anche perché il Bologna non sta facendo benissimo. Gli servono punti salvezze e andrà in Abruzzo per portare a casa tutta diciamo la posta in palio. Quindi io qua andrei a giocarmi, per quanto riguarda facile, andrei a giocarmi over 1,5 che ci danno come quota 1,30, media x2 quotata 1,55 e difficile andrei a giocarmi direttamente il 2 del Bologna che viene quotato 3,05. Risultato esatto Pescara-Bologna 0-2. Detto questo passiamo a Udinese-Crotone. Diciamo che vedo il Crotone spacciato a Udine, perché penso che l'Udinese abbia un buonissimo gioco da quando è arrivato Del Neri sulla panchina. Il Crotone fuori casa va proprio a tastoni, fatica come non mai. Motivo per cui andrei tranquillo a giocarmi come quota facile l'over 1,5 quotato 1,25, come quota media l'1 dell'Udinese quotato 1,60, che per me è buono perché comunque l'1 dell'Udinese dovrebbe essere quasi scontato, invece ce lo danno a 1,60. E infine la quota difficile andrei a giocarmi l'Udinese che vince con almeno 2 gol di scarto a quota 2,70. Per me il risultato esatto finale sarà 3-0 per l'Udinese. Andiamo invece adesso a vedere Genoa-Palermo. Genoa-Palermo è una partita veramente difficilissima ragazzi, infatti anche per le quote difficili sono restato sul basso. Per me riuscirà a portare qualche punto a casa di sicuro il Genoa. Difficile che il Genoa riesca esca dal match contro il Palermo nonostante la vittoria di mercoledì senza punti. Abbiamo visto che un Palermo che non brilla, la quota facile quindi andrei a giocarmi 1x anche se è quotato solamente 1,15, la quota media over 1,5 quotato 1,23 e per quanto riguarda la difficile andrei a giocare direttamente l'1 del Genoa quotato a 1,60. Però se posso darvi un consiglio di cuore, evitate di giocare questa partita, escludetela dalle schedine perché sarà tostissima prenderla, e io comunque come risultato esatto butto lì il 2-0 per il Genoa. Infine l'ultima, Lazio-Fiorentina. Qua ragazzi è tosta perché la Fiorentina, tranne l'ultima volta che poi non serviva più a niente, ogni volta che incontra la Lazio prende le sveglie come non mai. Motivo per cui vado a giocarmi per quanto riguarda la facile 1x per la Lazio quotato 1,30, poi la Lazio gioca bene per cui la media over 2,5 quotato 1,60 e infine la difficile 1 secco della Lazio quotato a 2. Quindi Lazio-Fiorentina andrei a giocare il risultato esatto 4-2, difficilissimo però noi ci proviamo. Detto questo ragazzi il studio finisce qui, spero che il video sia piaciuto. Se il video è piaciuto invito a lasciare un mi piace, il video fatto cacare un dislike. Vi ricordo che devo prendere 8 su 10 facili, 7 su 10 medie, 6 su 10 difficili, 2 risultati esatti. Vi ringrazio per la visione, boccia la lalla e ci vediamo ad un prossimo video.